Una premessa doverosa di spiegazione di questa interpellanza, che in realtà sarebbe dovuta essere qualcos'altro, cioè una mozione di censura nei confronti dell'operato dell'assessore regionale ai trasporti. Caro assessore, lei si è salvato ancora una volta grazie al PD, il quale, di fronte alla nostra proposta, essendo opposizione come noi, di presentare insieme una mozione di censura, si è, come siamo abituati a vedere purtroppo molto spesso, abilmente sfilato da questa responsabilità, non consentendo al gruppo consigliare Movimento 5 Stelle di presentare l'atto che più si confaceva al suo comportamento sul caso dell'alta velocità sulla Milano-Brescia, in cui, caro assessore, il suo immobilismo e la sua ignavia nell'affrontare al tavolo con Trenitalia la programmazione su questa linea ha comportato dei danni consistenti alla collettività, sia in termini di taglio del servizio ferroviario pendolare, sia in termini di costi a carico dei cittadini lombardi, perché, come lei ben sa, dato che lo avete deliberato voi, questo scherzetto dovuto al suo immobilismo costa ai lombardi tutti, non solo ai pendolari, 900.000 euro l'anno di risorse che Regione Lombardia va a pagare direttamente nelle casse di Trenitalia, la quale ha potuto, grazie alla scarsa autorevolezza di questo assessorato regionale ai trasporti, di una delle regioni più importanti del nostro paese, farla da padrone su quella linea. Perché io ricordo che la notizia della sostituzione dei treni Freccia Bianca con i Freccia Rossa fu data dal Sole 24 Ore a gennaio scorso. Lei, assessore, ha dato buca a un'importante seduta di Commissione Quinta in cui il suo dirigente, ingegner Dell'Acqua, rispondendo a una mia domanda, ha chiaramente detto che il suo assessorato è venuto a conoscenza solo 3 mesi dopo che Trenitalia aveva attivato la programmazione della sostituzione dei Freccia Bianca con i Freccia Rossa. Questa cosa già di per sé è gravissima e meriterebbe una mozione di censura, che non abbiamo potuto fare perché il PD si è sfilato. Ma noi le ragioni del PD le capiamo, dato che Trenitalia risponde nelle sue politiche alla politica del governo Renzi e investe sulle linee commerciabili. Gliene frega niente dei pendolari a Trenitalia. Però lei, assessore, si sarebbe dovuto sedere a quel tavolo non dopo, ma prima. E quindi con questa interpellanza noi le chiediamo la cortesia di rispondere puntualmente a tutti i 5 quesiti che le poniamo. E che sono, prima di tutto, se ci conferma che le dichiarazioni rese dall'ingegner Dell'Acqua in data 7 aprile 2016 in audizione presso la Commissione Quinta sono corrispondenti al vero, e cioè che solo il 24 marzo 2016 l'assessorato regionale ai trasporti è venuto a conoscenza del piano di sostituzione treni avviato da Trenitalia sulla direttrice Verona-Brescia-Milano. Seconda domanda, quanti incontri sono stati effettuati sino ad oggi con Trenitalia relativamente al succitato piano di sostituzione treni su questa direttrice e con quali esiti? Punto 3, se si è a conoscenza di nuovi piani, perché questa è la cosa che adesso ci preoccupa di più, perché altra conseguenza del suo immobilismo può essere che domani Trenitalia faccia la stessa cosa sulla Milano-Genova e noi non vogliamo trovarci ancora, star qui a guardare o far spendere ai lombardi dei soldi per far salire i pendolari della Milano-Genova sui treni Freccia Rossa, come sta accadendo oggi sulla Milano-Brescia. Quindi ci sono nuovi piani da parte di Trenitalia, l'avete interrogato a riguardo e cosa intendete fare? Quarto, la motivazione per cui non si è convocata, anche questo fatto gravissimo meritevole di mozione di censura, la conferenza del trasporto pubblico locale, al fine di acquisire un parere indispensabile che è quello dei 5 rappresentanti dei viaggiatori lombardi.
Ed infine, se non si ritenga opportuno richiamare Trenitalia affinché informi Regione Lombardia in modo puntuale e tempestivo, anche attraverso appositi tavoli, riguardo tutte le eventuali ulteriori variazioni dell'offerta dei servizi che interessano le nostre linee ferroviarie lombarde da qui in avanti. Grazie. L'incontro con Trenitalia si è svolto in data 26/24/3/2016. A seguito dell'avviata sostituzione dei treni Freccia Bianca in Freccia Rossa da parte di Trenitalia il 31 gennaio e delle richieste di chiarimenti circa la dinamica di tale sostituzione. Il giorno 6 aprile ho quindi ricevuto, consigliera Nanni, una delegazione dei pendolari della linea Milano-Brescia-Verona-Venezia garantendo il massimo impegno e il confronto con Trenitalia affinché la carta plus possa essere utilizzata fino alla fine dell'anno. Lo scorso 7 aprile Trenitalia, Trenord e una delegazione di pendolari della tratta Milano-Brescia sono stati ascoltati in audizione presso la quinta commissione consiliare. Nell'ambito di tale incontro Trenitalia ha confermato la trasformazione dei treni in Freccia Bianca, da Freccia Bianca in Freccia Rossa. Non sono state comunicate da Trenitalia ulteriori variazioni sulle tratte lombarde. Rimango disarmata di fronte a quella che non capisco se essere una pura ingenuità o proprio una incapacità di comprendere che lei nella sua risposta molto puntuale non ha fatto altro che confermarmi quello che io le ho detto in premessa, e cioè che tutta questa vicenda è stata gestita ex post, a posteriori, mentre il cittadino lombardo che la delega ai trasporti gliela affida pensando che lei sia in grado di pianificare e sanare eventuali criticità che si creano sul trasporto, si sarebbe aspettato, come la sottoscritta, che Regione intervenisse prima e non dopo a cose fatte. Lei si ricorda, no, che quando vi siete incontrati mi ha confermato la data data dall'ingegner dell'acqua, già Trenitalia aveva sostituito 8 coppie di Freccia Bianca con Freccia Rossa, cioè i giochi erano già fatti. Lei sa, perché ho diretti contatti con i comitati pendolari della Lombardia anch'io, che i comitati pendolari sono stati auditi 4 mesi dopo che purtroppo Trenitalia aveva già cambiato la programmazione nell'inerzia di Regione Lombardia. E lei sa anche che i comitati pendolari sono stati contrari a quanto è avvenuto. Qui il punto è che è stato tagliato un servizio ferroviario che veniva utilizzato dai pendolari mediante la carta plus, che è una forma di abbonamento abbinata a Io Viaggio che permetteva di salire sui Freccia Bianca. Ora non lo possono più fare. Momentaneamente avete sanato fino a fine legislatura, poi il problema sarà di altri ovviamente da risolvere, la cosa stanziando dei soldi pubblici, ma non sono suoi personali, assessore, sono soldi dei cittadini lombardi per un errore compiuto da lei. Abbia quantomeno la creanza di ammetterlo, che ha dimostrato una gravissima incapacità nel gestire il suo assessorato, e questa incapacità purtroppo, da quello che vedo dalla sua risposta, avrà ancora gravi conseguenze sui pendolari di quella linea.